No, era un match point, l'abbiamo perso e andiamo a giocarcela già da domenica, alla prossima. State pensando a qualche provvedimento tipo ritiri, queste cose qui? Per cosa? Ritiro per la squadra e basta o per tutta un'altra serie di cose? No, per la squadra, per fare un po' gruppo dopo questo periodo. No, gruppo c'è, gruppo importante. L'importante è che tutti avete gli occhi per vedere, noi non vogliamo essere la vittima sacrificale però. Sono molto arrabbiato, scusate, perché siccome che l'anno scorso ho fatto una battaglia sull'uniformità, non parlo di episodi calci di rigore, gol, non gol, ci vuole buon senso, molto buon senso, a sopportare e sta in silenzio. Su due partite che finiamo in 10, ragazzi, attenzione. Poi c'è chi si permette di dire qualunque cosa in campo. Perciò sono arrabbiato. Pietro, ce lo spieghi, perché da sopra ovviamente abbiamo visto il giocatore espulso. Il giocatore avrà sbagliato. Però sono molto arrabbiato. Perché anche ieri sera ho visto di tutto e di più. Sono arrabbiato. Sono veramente arrabbiato. Perché sui calci di rigore io non parlo. Sui fuorigiochi non parlo. Su tutto non parlo. Questa no, perché poi il giocatore sicuramente viene multato, c'è dubbi, ma già lo sa, però questa no. La partita in totale equilibrio, con una grande fatica dopo aver giocato mercoledì, esagerata, purtroppo anche qui sono molto arrabbiato, lo dico perché non ho mai avuto peli sulla lingua, ringrazio quei meravigliosi ragazzi della curva, il resto no. Lo dico per quanto voglio bene al Parma, il resto no. Non capiscono i momenti della difficoltà, hanno il palato buono, ci dobbiamo salvare. Se questi signori non l'hanno capito, vengono in sede, gli rimborsiamo l'abbonamento e vanno a teatro. A me gente come Morrone, gente come chi dà l'anima per questa squadra, la tutelerò sempre. E non dopo 3 minuti si cominciano a fischiare, perciò grande applauso alla nostra curva, grande, gli altri no, da me non avranno nessun tipo di scusa da questo punto di vista, non so come dirlo, sono molto incazzato per questo e per quell'altro. Quindi critica l'atteggiamento globale del pubblico, non solo dopo quando la squadra è andata dall'inizio, perché non si è capito che noi abbiamo speso mercoledì qualcosa di importante, era complicato, difficile, no? Si è preparata questa gara in una certa maniera e non voglio andare oltre, sennò divento pesante. Purtroppo noi non facciamo politica. Purtroppo noi non facciamo politica, facciamo calcio. Sono molto arrabbiato e lo dico da simpatizzante tifoso della Lazio. Non va bene. Mi dispiace, non va bene. Adesso sentite le parole grosse di Leonardi, che da dirigente difende il Parma. Così non va bene. Forse i fischi, però mi riferisco che voglio uniformità, perché il Parma lotta per salvarsi come gli altri, è un diritto che deve essere messo nello stesso piano di tutti e non va bene, sono molto arrabbiato. Forse chiarire, perché prima stai parlando di uniformità, prima però hai citato la partita di ieri sera. No, vedo continuamente, quando vedo partite, vedo continuamente. Voi sapete l'anno scorso che battaglia ho condotto io in Udinese-Roma, lo sapete perfettamente. Allora ci vuole uniformità. Allora, quando si parla di falli da gioco, come quello di Valiani, accetto. Ma quando si parla di uniformità nel rapportarsi tra arbitro e giocatori, tra assistenti e giocatori, deve essere uguale per tutti. Non ci sono dubbi. Le parolacce le possono dire tutti e tutti hanno l'atteggiamento in una certa maniera. Lì ci sono dubbi. La domanda era, da questo punto di vista, non parlo neanche io di falli o di episodi da rigore. Non ho mai parlato nella mia vita. No, la domanda è, non c'è stata uniformità oggi nei 90 minuti? Non c'è uniformità secondo me nel giudicare un calciatore che in un atto di nervosismo può dire una frase di troppo. Lui viene punito. Però adesso mi metto attento, come ho fatto l'anno scorso, mi registro tutte le partite e poi vedo gli atteggiamenti dei giocatori verso arbitri e assistenti. Quindi ti riferisci a tutto il campionato? Tutto il campionato, a tutto il campionato. E qui questa partita qui non posso, non so un fenomeno che possa aver sentito tutto quello che si sono detti. Però siccome i labiali e le registrazioni ci sono, e siccome che mi sento di tutelare i miei ragazzi e la mia società, allora mi arrabbio.
forse i fischi, tornando al pubblico, non erano diretti ai Morrone, agli Antonelli e di Abiani, che comunque è andato magari a qualcun altro, che forse da cui ci si aspettava magari un altro tipo di atteggiamento in una partita così non importante. Li giustifico, guarda, no, non ci cambia questo tipo, non li giustifico. Io ho ritenuto meravigliosi i ragazzi della curva e dico che ancora di più, sono andato in campo, che non vado mai a dire ragazzi non serviva, andate a ringraziare quella gente lì che si fanno migliaia di chilometri per arrivare fino a Palermo e fino a Catania. Altre persone forse non hanno capito dove era il Parma, dove era finito l'anno scorso il Parma, e che questo è l'atteggiamento per riandarci per loro, ma noi lotteremo contro questo tipo di atteggiamento e lo faccio io in prima persona, perché non voglio che si espongano i giocatori, lo faccio io per loro, ok? Grazie.